Buongiorno a tutti fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi non è una giornata normale, oggi è la giornata del guerriero. Ieri, direttamente da Barcellona, intorno alle ore 9 di sera, al Prime di Linate è sbarcato il guerriero cileno. Sto parlando di Arturo Vidal e fortunatamente uno dei principali pupilli di Antonio Conte è stato portato a casa. A parametro zero praticamente, perché l'Inter pagherà di indennizzo al Barcellona solo un milioncino di euro. E oggi è la giornata delle visite mediche. Noi non mancheremo, perché non si può non filmare l'arrivo di un giocatore così tanto atteso. Seguitemi che non ve ne pentirete. Forza Inter, seguitemi dai, che oggi ne vedrete tante, ne vedrete delle belle. Raga, oggi è la giornata nazionale della disorganizzazione. Il giocatore l'hanno portato prestissimo al CONI, dove ha sostenuto l'idoneità. Adesso si trova qua dentro all'Humanitas di Rozzano per fare la seconda parte delle visite mediche. Proveremo a filmarlo, non è facile, restate in linea. Dì il bottone, quello azzurro. Grazie. Eccoci qua amici, pausa pranzo terminata. In questo momento ci troviamo nel retro della sede dell'Inter, perché al 99% dei casi il giocatore entrerà da lì. Non penso lo faranno entrare dalla zona centrale, perché c'è troppa gente. Quindi proveremo a filmarlo in tutti i modi. Speriamo di filmarlo, perché quest'oggi all'Humanitas hanno provato in tutti i modi a non farcelo vedere. Però noi ci riproveremo, perché noi non ci arrendiamo e tiriamo dritto fino in fondo. Arturo, stiamo arrivando, prima o poi ti prendo, sai, è solo questione di tempo, te lo dico io con assoluta certezza. Non scappi alcuna, caro mio, mi spiace per te, ma è così. Veloci, veloci, veloci. Non è Vidal. Raga, nulla da fare, il giocatore ancora non si è presentato in sede. Io sto tornando a casa, perché fuori ha cominciato a diluviare, poi il telefono praticamente scarico, purtroppo devo tornare, ma comunque non finirà, perché prima o poi lo andremo a beccare di persona. Oggi, nella sua prima giornata da giocatore dell'Inter, almeno siamo riusciti a filmare le visite mediche e la sua uscita dall'Humanitas. Sono riuscito a filmare, nonostante tutto, anche l'ingresso di Zhang e di Ausilio, dei principali rappresentanti dell'Inter. In futuro si spera di riuscire a filmare anche Vidal, da più vicino si spera. Comunque ce l'abbiamo messa tutta. Ho dovuto, per questioni di emergenza, no, tornare a casa, non poter filmare il suo arrivo, che non è detto che sia oggi. In ogni caso vi terremo sempre aggiornati. Amala e sempre forza Inter. In ogni caso ragazzi, ora ha smesso di piovere, sono appena sceso a Romolo, vi comunico che nei prossimi giorni usciranno nuovi video, nuovi contenuti, sempre sulla pagina di Anima Nera Azzurra. Quindi iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace alla pagina Facebook e seguite Puma Nera Azzurro e Anima Nera Azzurra anche su Instagram. Seguiteci, che non mancheranno le sorprese.